Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video e scusatemi di nuovo se porto il pile, ma fa freddo e tra l'altro so se sentirete un po' di rumore, non lo so, comunque sono andata a far ribattere il tatuaggio e quindi ho la velina che mi dà fastidio e Madonna Santa, in più è sera, quindi luce artificiale, che bello, quindi troviamo questa postazione, perché se andassi in quella solita non si vedrebbe neanche, penso di adesso. Come vedete dal titolo, oggi vi faccio la recensione di un bellissimo libro di che vi ho già parlato nei preferiti di novembre, credo. Tadam! La fila del nord, questo bellissimissimissimissimissimissimo libro di Edith Patou, come si legge, non ho più idea, edito da Bestbourg. Per un costo di 12 euro, copertina flessibile ed è totale, aspettatemi un attimo, 492 pagine. Il tipo di scrittura è questo, qui non è troppo grande, ma non è neanche troppo piccino, piccino, picciò. Ha una lettura molto piacevole, uno stile molto piacevole da leggere, la copertina mi piace un sacco. Questo libro è una storia lunghissima, ragazzi, perché io ti giro intorno da almeno un paio d'anni, che lo vedo sempre alla solita libreria, e tanto questo libro lo beccavo solo in quella libreria, e quando capitava di rado che ci andassi, lo vedevo e leggevo la trama e mi ispirava, però lasciavo sempre l'estudiato al libro. A un certo punto, non mi ricordo quando, più o meno metà novembre, sono ricapitata in quella libreria lì, l'ho visto e ho detto fanculo, ho detto chi se ne frega, lo devo leggere assolutamente perché mi ispirava veramente troppo, cioè ero troppo voglioso di leggere questo libro e quindi appunto ho scelto di acquistarlo e ho fatto la cosa più bella del novembre 2018 sicuro. Di che cosa parla questo libro? Questo libro, ragazzi, parla di una ragazza, questa qui che vedete in copertina, che si chiama Rose. Loro la chiamano Rose e Rose. Rose, Rose, vabbè, Rose, Rosa, Rosa, va bene, chiamiamola Rosa, che vive nel nord e la sua famiglia è abbastanza povera e tramanda una tradizione, tra virgolette, in quanto i figli nati in una determinata direzione della stella Rosa dei Venti, appunto, avranno un nome che inizia con quelle, come posso dirvi? Sara, una ragazza che nascerà a sud si chiamerà Sara, verso sud si nascerà si chiamerà appunto Sara, mentre uno che nasce verso il nord si chiamerà, non lo so, Neil, ecco, si chiamerà Neil, ok? La nostra ragazza pensa di essere nata verso est e se invece di essere nata verso est, infatti l'ha chiamata appunto Ebba Rose. Un giorno questa tanta ragazza, da bambina, perché parliamo di una bambina che in realtà è nata verso nord, però sua madre non vuole che lei sia nata verso nord, e non vi spiego il motivo, poi ve lo spiegherà il libro quando lo leggerete, si ficca sempre in un mare di guai, questa ragazzina, fin da giovani, 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 si ficca in un mare di guai, e un giorno praticamente rischia di rimanere annegata e questo orso magnifico vedete in copertina la salva e la riporta al fratello, diciamo al fratello a cui lei è più legata. In realtà loro sono, non mi ricordo, 5-6 fratelli ed è legata di più a Neddy. E diciamo che questo orso dopo diversi anni viene a reclamare la ragazza in quanto le dice se tu verrai via con me, la tua famiglia che diciamo la sua famiglia è una famiglia povera che stava attraversando un bruttissimo periodo di carestia e tra l'altro una delle sorelle era malata e non guariva, lui ha detto, questo si è detto, se tu verrai via con me, tua sorella guarirà e in più sarete ricoperti di fortuna. Ovviamente la ragazza all'inizio non vuole, vuole partire perché comunque pensa alla sua famiglia, sua madre proprio vuole che vada, alcuni vogliono che vada, altri no. I personaggi principali di cui parliamo all'inizio sono la madre, il padre, Neddy e appunto Rose. Anche se ci sono gli altri personaggi, vengono trattati veramente molto poco.
Poi Rose sceglierà di partire con l'orso bianco e da qui appunto si intraprenderà questo viaggio fino ad arrivare in un castello nascosto in una roccia della montagna e sarà appunto richiuso in questo castello a far compagnia all'orso, cioè praticamente lei dovrà vivere qua dentro e sta a vivere con l'orso. Uno dei punti però che più misteriosi della storia è che ogni notte, accanto nel letto in cui appunto riposa Rose, nel letto si corica anche un altro soggetto. Un soggetto che all'inizio mi ha detto se maschio o femmina o quant'altro. La ragazza quindi si ritroverà a voler scoprire chi è questo soggetto e a prendere una determinata decisione dopo svariato tempo. Ok, allora partiamo dal presupposto che questa storia non è totalmente farina del sacco di questa autrice, perché la storia si rifà a una vera storia che si chiama a est del sole e a ovest della luna. Una storia di, aspettate che ce l'avevo scritto qua, Kay Nielsen, una fiaba scandinava, a cui poi si è rifatto anche La Bella e la Bestia. Ok, quindi in realtà era la fiaba scandinava che poi è stata copiata. Per la bella bestia è nato tutto il resto. Quindi questo riprende un po' anche le faccende, quello che può sembrare una bella la bestia nordica. E quindi quando ho visto appunto che si rifà la bella bestia che è del nord, ho detto aspetta un secondo, io questo lo devo leggere assolutamente. E infatti ragazzi mi è piaciuto tantissimo. Il libro parte, diciamo che non narra solo dal punto di vista della protagonista, quindi di Rose, ma parla sia dal punto di vista dell'orso bianco che di Rose. Il padre narra anche lui qualcosa, Neddy. E poi nel corso della storia, non spesso, più verso la fine, ma non spessissimo, parla anche la regina dei troll. Poi, leggendolo, capirete. Se avete già letto le fiabe del nord, magari avete già trattato i troll, le fate, gli elfi, tutto questo genere di qua, di robe, quindi sapete un po' com'è la storia, come si comportano, che cosa può essere successo. Però appunto ci troviamo davanti a un romanzo fiabesco veramente bellissimo. E più che il finale, che non è affrettato, però comunque il finale, diciamo l'ultimo capitolo, non è affrettato l'ultimo capitolo. Però è proprio per chiudere la storia, anche se è breve, non va a intaccare la storia in sé, perché è proprio il bello di leggere questo libro e leggere tutte le avventure della nostra protagonista, dell'Orso Bianco e di Neddy, quindi tutte le loro avventure, principalmente di Rose, perché è la protagonista principale, quindi la protagonista prin il personaggio principale che viaggia, che attraversa terre, che fa scusatemi, ragazzi, sono malata. Che attraversa i mari, che fa dei viaggi assurdi, conosce un sacco di gente, è veramente la sua strada, quella che noi andremo ad amare. E mi è piaciuto ogni cosa che ho letto di questo libro. Io questo libro veramente lo straconsiglio, sia che siete amanti della Bella Bestia, sia che non lo siete. Magari quelli che vogliono leggere qualcosa di un po' di fiabesco, ecco, questo libro, che non sia però una fiaba, ma sia fiabesca. Non so se riuscite a capirmi, ragazzi, ma secondo me questo libro fa assolutamente per voi. È bellissimo, cioè io sono strafelice di averlo acquistato. Se ho visto che qualcuno di voi, adesso non mi ricordo chi mi ha scritto, ma qualcuno di voi mi ha scritto che dopo aver appunto saputo il mio pensiero su questo libro durante i preferiti di novembre, tra l'altro non avevo finito durante i preferiti, la stavo finendo, ma non è neanche arrivata a metà, ma l'ho terminato. E i preferiti li ho caricati, li ho registrati qualche giorno fa. L'ho divorato questo libro, ragazzi, è qualcosa di bellissimo, l'ho amato tantissimo, quindi sicuramente ve lo straconsiglio. Se l'avete già letto, ditemi che cosa ne pensate, se condividiamo il pensiero riguardante appunto questo magnifico libro. E se esistesse qualcos'altro di edit fatto magari in giro, ditemelo voi, magari sapete qualcosina in più. Io vi lascio alla vostra vita, perché mi sa che vi ho stressato già abbastanza, e noi ci vediamo al prossimo video.